parte politica e mondo dell'imprenditoria e anche dell'università unite per dire no alla fusione tra le Camere di Commercio di Teramo e quella dell'Aquila. In prima fila il comune capoluogo che, dopo aver annunciato la presentazione di un ordine del giorno con cui chiedeva al governo e regione la sospensione del processo di fusione, ha organizzato un incontro con tutte le parti interessate. Un'iniziativa diffusa di sensibilizzazione a sostegno della Camera di Commercio di Teramo, alla quale hanno partecipato anche i capigruppi consigliari del comune, le associazioni di categoria e altre autorità provinciali. Una sospensione immediata intanto della procedura che consenta di fare un'ulteriore riflessione anche nel rispetto di quella che è la volontà del Consiglio Camerale di Teramo, che si è espressa in questo senso. Chiediamo a livello parlamentare la possibilità di valutare una norma di legge che preveda una sospensione anche derogatoria per i comuni all'interno del cratere sismico, perché è inaccettabile, una follia irragionevole che si spogli un territorio già in grande difficoltà, in grande sofferenza, con una ricostruzione che non parte, di un presidio territoriale fondamentale non solo per la sua rinascita, ma io direi per la sopravvivenza. Dietro la partita della fusione paventata della Camera di Commercio si gioca in realtà una partita molto più ampia, che riguarda il futuro del nostro territorio, un territorio che rischia di essere veramente lasciato come Cenerentola d'Abruzzo su tante altre questioni, e questo non possiamo assolutamente tollerarlo. Quindi dal sindaco di Teramo, oggi anche dal presidente della provincia, viene forte un grido in rappresentanza delle istituzioni del territorio che questo territorio deve essere rispettato. Noi come politica dobbiamo fare molto, tanto, molto di più rispetto a quello che è stato fatto finora. Ci stiamo provando, stiamo cercando di cambiare la rotta, però chi deve assumere delle responsabilità, e parlo del livello regionale, del livello parlamentare, oggi deve dare delle risposte. Ci sarà un documento che voi presenterete al Presidente della Regione? Ho già scritto un documento che ho oggi illustrato nel corso della conferenza stampa, che trasmetterò all'esito di questo incontro a firma del Sindaco, a tutte le istituzioni, quindi a tutto il livello parlamentare, i consiglieri regionali, al Presidente Marsiglio ovviamente, quindi a tutti coloro che hanno oggi hanno il momento il potere della decisione, il potere di decidere di sospendere questo percorso rispetto al quale penso tutti, sospensione rispetto alla quale tutti siamo d'accordo.